I titolari degli stabilimenti balneari dei Lidi, come i loro colleghi di tutta Italia, sono in attesa di una sentenza che potrebbe cambiare per sempre la loro vita e un settore economico tra i più importanti del nostro paese, che comprende 28.000 stabilimenti e circa 400.000 lavoratori. La Corte di Giustizia Europea pronuncerà la sentenza il 14 luglio. Si tratta di stabilire se sia legittima, secondo la legislazione europea, la proroga fino al 2020 delle attuali concessioni di tratti di spiaggia demaniali agli stabilimenti balneari. Tutto ruota intorno alla direttiva Bolkestein emanata nel 2006 dalla Commissione europea. Prevede che le concessioni demaniali a stabilimenti balneari, come tutti i servizi in Europa, siano attribuite attraverso aste a cui potrebbero partecipare concorrenti di qualsiasi paese europeo. Nelle prossime settimane CNA Balneatori, che rappresenta le aziende operanti nel settore, promuoverà una serie di iniziative di lotta. CNA ha una linea del tutto differente da quella europea, chiede infatti che, per contrastare gli effetti della Bolkestein, le attuali concessioni vengano prorogate di 30 anni, una linea condivisa da diverse regioni italiane. C'è uno stato d'animo di grande preoccupazione tra i balneatori dei nostri lidi, sottolinea Luca Cortegiani, responsabile dell'area CNA del Delta, per l'incertezza in cui si trovano queste imprese, che tra l'altro hanno realizzato in questi anni importanti investimenti per la riqualificazione delle nostre spiagge e per lo sviluppo del turismo. Ricordiamoci, aggiunge Cortegiani, che il contributo di questo settore è vitale per l'economia di Comacchio e del Delta e per la stessa occupazione di tanti lavoratori, soprattutto giovani, impegnati nella stagione balneare sui Lidi. Per non parlare del futuro di stabilimenti che operano sul nostro territorio da decenni, la cui chiusura avrebbe conseguenze pesantissime e impensabili sull'economia dell'intero territorio del Basso Ferrarese e della provincia. Da giovedì 23 giugno il servizio taxi dalla postazione di Piazza Savonarola a Ferrara è attivo dalle ore 7 del mattino fino alle 2 della notte e non più fino alle 24. Il prolungamento di 2 ore della fascia notturna è stato richiesto dal consorzio tassisti e approvato dall'amministrazione comunale. Un'iniziativa motivata, dice Davide Bergamini, presidente del consorzio taxisti ferraresi aderente a CNA, dalla volontà di garantire il servizio lungo una fascia notturna più ampia anche in previsione della prossima stagione estiva e degli eventi che la caratterizzeranno, con maggiore affluenza di turisti e cittadini nel centro urbano nel corso delle ore serali. Dall'altra, il presidio del servizio taxi in piazza Savonarola costituirà una garanzia di sicurezza per tutti coloro che vorranno vivere il centro cittadino durante la notte con la serenità di potersi affidare a una presenza e a un servizio sicuro e affidabile. È in vigore dallo scorso 5 giugno la legge sulle unioni civili e sulle convivenze, legge approvata al termine di un lungo e travagliato iter parlamentare a cui, come si ricorderà, non sono mancate interminabili polemiche. La legge disciplina e regolamenta le cosiddette coppie di fatto e i contratti di convivenza, stabilendo diritti e doveri reciproci dei conviventi. Ora, due cittadini dello stesso sesso potranno godere di diritti prima riservati alle sole coppie eterosessuali proprio attraverso l'unione civile. A questi temi sarà dedicato un seminario organizzato dalla CNA di Ferrara intitolato Unioni civili e convivenze, nuovi diritti e doveri. Vedrà la partecipazione di esperti e giuristi e illustrerà l'impatto della normativa e le principali novità in essa contenute. Si svolgerà mercoledì 6 luglio 2016 alle 17.30 presso la sede provinciale di CNA Ferrara.